Se io adesso dico delitto e castigo, tu fai un sospiro profondo e nella tua mente probabilmente si forma l'immagine di un mattone. Che errore! Delitto e castigo è un romanzo di Fyodor Dostoevskij. E quando dico Dostoevskij, giù il cappello. E trae ispirazione da un fatto di cronaca. Un giovane commette un omicidio perché non si ritiene come gli altri uomini, ma si considera parte di una umanità superiore che può fare qualunque cosa. In fondo, Giulio Cesare e Napoleone fanno ammazzare migliaia di uomini e donne, e a questi condottieri sono dedicate vie, piazze, libri e studi. In realtà il tema in origine era anche un altro e nella stesura definitiva rimarrà, anche se non così centrale, l'alcolismo. Il titolo di questo romanzo infatti doveva essere Gli ubriachi. La prima stesura viene bruciata da Fyodor e ricomincia. La storia più o meno la si conosce. Un giovane povero, solo, ma anche malato, si ingegna ad ammazzare una vecchia usuraia allo scopo di derubarla e poi trascorrere il resto della vita a fare del bene e a vivere degnamente. La faccenda si complica subito perché pure la sorella della vecchia viene assassinata, ma per il resto tutto sembra filare liscio come l'olio. Non è certamente un giallo perché sappiamo chi è l'assassino e seguiamo Raskolnikov, il protagonista, mentre esegue il duplice omicidio. Come dice lo stesso Dostoevskij, si tratta del resoconto psicologico di un delitto. Quello che gli sta a cuore non è smascherare il colpevole e neppure scrivere un giallo. C'è un aspetto di questo romanzo che merita una riflessione. Quando Dostoevskij scrive questa storia è lontano anni luce dalle proprie idee giovanili socialiste. Ha riscoperto la religione ortodossa, in particolare la figura di Cristo, ma ecco l'aspetto interessante. Invece di lasciarsi andare, di attaccare quelle idee che non condivide più, mettendole alla berlina, Dostoevskij riesce a renderle in maniera limpida e convincente. Sia chiaro, è evidente il suo pensiero, cosa pensa del mondo, della Russia e dell'Occidente, ma egli riesce a fare spazio al pensiero altrui, non usa la sua fede come una clava per dare una lezione a questi scimuniti senza Dio che infestavano la Russia. Tra gli atei più convincenti della letteratura moderna ci sono quelli di Dostoevskij, credente. E a ben vedere il finale del romanzo è fin troppo scontato. Certo, Dostoevskij, mentre era imprigionato in Siberia, riscoprì la fede e questo evento finisce per essere travasato nel romanzo. Ma per Dostoevskij la fede è una faccenda complicata perché rende più difficili, non più facili, le cose. Infatti, tutto il resto della sua produzione letteraria non farà che cercare una risposta a una domanda: chi è Gesù Cristo? Ed è per questa ragione che scriverà ancora e ancora. Questo cosa insegna? Molti ritengono che la narrativa sia un piedistallo sul quale salire per dare al mondo delle lezioni e non sono pochi i lettori che credono che la narrativa esista per fornire delle risposte. Niente di più sbagliato, il suo scopo è quello di porre le giuste domande. Dostoevskij aveva e come una sua visione delle cose, ma questo non risolveva affatto i problemi. Ecco perché è un grande autore, usa le sue idee, le espone, ma ha l'intelligenza di non farsi imprigionare da esse e riesce a dare spazio a idee che sono distanti anni luce dalle sue, consegnandoci storie e personaggi credibili e onesti. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.